Buon pomeriggio a tutti voi. Vediamo se con un po' più di luce viene un po' meglio. Ok. Voi che come me rimanete chiusi nelle vostre case più che potete, naturalmente. Questo è uno spazio, vediamo un po' così, vediamo un po' meglio, un po' peggio, non si sa. Questo è uno spazio offerto da Focus, Focus 3.0, il mistero della vita. E questo è uno spazio durante il quale ogni lunedì a quest'ora e per tutta la durata di questa emergenza sanitaria, che ci costringe a stare così rinchiusi dentro casa, cercherò nella mia veste professionale di psicologo e psicoterapeuta di dare così un piccolo contributo per rendere un pochino più semplice, o almeno un poco più significativo, l'impegno che tutti noi abbiamo di rimanere a casa. Durante queste che abbiamo chiamato pillole di benessere quotidiano, vi darò qualche suggerimento di ordine, come dire, psicopratico. Vedete che abbiamo scritto nel titolo pillole di benessere quotidiano, perché il termine essere ha un valore, un significato particolare in questo nostro tempo che passeremo insieme. Ecco, noi faremo insieme qualche piccola meditazione, visualizzazione e vi suggerirò qualche lettura e qualche riflessione che insomma mi auguro che siano costruttive. Inoltre, quando ne verrò a conoscenza, vi segnalerò alcune iniziative che circolano in rete e che quindi sono a disposizione, sono accessibili a quasi tutti, che possono tornarvi utili in queste giornate di vita un po' alterata alla quale fatichiamo ad abituarci. E anzi, a questo proposito, vi voglio dire che mi è stato appena comunicato che su Amazon ha messo gratuitamente a tantissimi racconti e fiabe per bambini. Quindi fate circolare questa notizia perché le mamme sicuramente ne hanno un grandissimo bisogno in questo periodo. È stato un mio collega di Bologna, il dottor Marco Moretti, a spingermi a prendere questa iniziativa, invitandomi a riproporre a modo mio alcuni suoi spunti e suggerimenti per chi resta a casa e soffre ovviamente per questa limitazione. E lui ha proposto un suo video che voi potrete facilmente reperire su YouTube, nel quale ha trattato 7 punti utili. Di questi 7 punti io tratterò solo i due che a me sembrano più rilevanti in questo momento, ma gli altri li prenderemo in considerazione più avanti. Per questa sua riflessione, Marco Moretti ha preso spunto dagli studi e dalle scoperte di uno studioso americano di origini israeliane, un certo Aaron Antonovsky, il quale ha sviluppato la teoria della salutogenesi, ovvero genesi della salute, che cosa genera la salute, non solo la salute fisica e la sostiene, ma anche la salute mentale. Queste ricerche di Antonovsky a sua volta hanno poi trovato delle conferme, ricerche successive, nel ramo della psico-neuro-endocrino-immunologia. È tutta una parola, psico-neuro-endocrino-immunologia. E a questo punto alcuni di voi potrebbero pensare, si comincia male qua, paroloni, ricercatori, cose difficili, forse anche un po' noiose. Ecco, io vi invito ad avere pazienza 2 o 3 minuti perché diventerà tutto molto chiaro, molto semplice, molto diretto. In realtà io ho incontrato la prima volta il lavoro di Antonovsky diversi anni fa, quando facevo allora parte del gruppo di psico-oncologia che operava all'ospedale Fiorentino di Careggi, e ci venne proposto di cercare di capire come applicare le teorie di questo studioso al percorso di malattia dei pazienti oncologici. Questo per studiare che cosa, e qui è il punto che ci interessa,
come la capacità personale di adattamento a situazioni di grandissimo stress e di pericolo di vita per sé e per i propri cari potesse in qualche modo influenzare il corso della malattia fino a determinarne talvolta gli esiti. Questo comincia a dirvi qualcosa, un terribile stress, la paura che entra in casa, la paura in famiglia, il rischio di ammalarsi, il rischio di morte per sé, per gli altri, tutte cose che noi stiamo vivendo proprio in questi giorni. Ma perché Antonovsky e che cosa aveva capito questo ricercatore di così interessante? Nell'immediato dopoguerra, Antonovsky era stato incaricato dall'allora nascente governo israeliano di compiere degli studi sui sopravvissuti nei campi di sterminio, come quelle esperienze le avesse segnati, li avesse trasformati. E lui scoprì una cosa inaspettata. Scoprì che una certa percentuale di questi sopravvissuti, avendo attraversato quell'esperienza così terribile, erano addirittura diventati più forti. E non solo più forti mentalmente, psichicamente, ma più forti in salute, cioè la loro condizione psicofisica era migliore. Avevano trovato il modo di superare positivamente quella condizione così drammatica. Questo, secondo gli studi di Antonovsky, grazie a un senso di coerenza personale, lui lo ha chiamato così. Questa è una traduzione che è stata fatta di un termine inglese che non ha in realtà una traduzione molto facile da fare, ci vorrebbero più parole, per dire sostanzialmente questo, un senso di coerenza personale che lui ha visto costruito, creato, basandosi su tre fattori che costruirebbero, che contribuiscono alla creazione di questo senso di coerenza personale. Poi sono stati realizzati studi, test per verificare se effettivamente questi tre fattori siano predittivi per il superamento il superamento di una condizione di trauma e di stress emotivo acuto e per l'instaurarsi nel futuro di una condizione di salute e di benessere nonostante il trauma e lo stress vissuti e affrontati. Questo è un altro aspetto molto importante perché noi stiamo vivendo adesso una condizione di sofferenza, ma anche quando usciremo da questa condizione di sofferenza, noi ci porteremo dietro delle cose. Questo periodo in qualche modo avrà influenza nella nostra vita, nella vita di tutti noi. Da studi successivi, fra tutti importante ricerca svolta in Finlandia sul finire degli anni 90, saltò fuori che questo senso di coerenza indicato da Antonovsky è fortemente correlato alla salute psicofisica e chi aveva per sua indole questo particolare senso di coerenza interno, oppure chi lo aveva sviluppato perché gli ha dedicato attenzione. Queste persone avevano il 25% in meno di possibilità di ammalarsi e il 25% in meno di possibilità di soffrire in seguito alle conseguenze dei traumi subiti. E qui siamo proprio a quello che ci interessa oggi, proprio adesso, nella nostra attuale situazione. Prima vi ho citato la psiconeuroendocrinoimmunologia, che si è interessata anche di questi studi. Cos'è la psiconeuroendocrinoimmunologia? La psiconeuroendocrinoimmunologia sono quattro specialità diverse: psico, neuro, gli aspetti neurologici, cerebrali, endocrino, tutti gli aspetti ghiandolari, ormonali e via dicendo, e immunologia, l'aspetto immunologico, cioè ciò che ci protegge, il sistema immunitario che ci protegge dall'attacco, dagli attacchi esterni al nostro corpo. Sono stati riuniti tutti in un'unica parola ed è una disciplina della nostra medicina più moderna perché? Perché ci si è resi conto che questi quattro comparti, sempre tenuti distinti, in realtà lavorano tutti insieme, ognuno influisce l'altro e si è visto come dal punto di vista proprio come dire, della gerarchia di effetti, la parte psico influisce su tutti i funzionamenti
del corpo. È molto importante questa parte psico ed è questo il motivo per cui nelle ricerche di Antonovsky e tutte quelle fatte successivamente sulla coerenza interna è saltato fuori che un certo tipo di atteggiamento psichico ha effetti anche sulla salute. Allora, quali sono questi tre fattori che determinano il senso di coerenza? Non voglio farvi una lezione di psicosociologia o altro del genere. Voglio solo darvi degli strumenti di base per capire anche il senso di quello che potremo fare insieme nel corso di queste di questi nostri lunedì, piccoli brevi periodi che passiamo insieme. Allora, questi tre fattori che determinano il senso di coerenza sono la comprensibilità, il significato, la fronteggiabilità. Questi sono i tre fattori. Ovvero, detto in parole povere, la comprensione di quello che sta succedendo e che ci succede, che ci sta succedendo, la comprensione. Poi dare un significato all'esperienza che stiamo vivendo e poi fronteggiarla, ovvero agire, l'azione. Queste sono cose che, orientate, pilotate nel modo giusto, rinforzano il senso di coerenza, il quale ci protegge, ci rinforza e ci dà delle chance in più. Ecco, io vorrei partire proprio da questo, tornando alla nostra situazione attuale. Quando io sono, come molti tra di noi oggi, io sono in preda alla paura, alla confusione, allo sconforto, alla sfiducia, alle fantasie più cupe sul mio futuro, sul futuro dei miei cari, delle persone che amo, mi sto in quel momento confrontando con qualche cosa di talmente grande, talmente enorme, che non mi permette di vedere una qualche possibilità di fare qualcosa. Mi trovo subissato da informazioni negative, mi trovo costretto a cambiare il mio modo di vivere, separato da alcuni affetti, vengo tenuto a un metro di distanza, vengo guardato dagli altri come se fossi io un possibile rischio di contagio per loro, e come fossi un untore. Divento io sospettoso verso gli altri e anche giudice dei loro comportamenti quando li vedo uscire di casa. E poi, poi limitato dalle ordinanze, recluso nella mia stessa abitazione, come ciliegina finale su questa torta, sono sotto la perenne, concreta minaccia di diventare io stesso un malato e di morire. Pensate che, io ho nel cuore tutti voi che lì a Brescia, Bergamo, nell'area della Lombardia più vasta state vivendo questo dramma immane, incredibile. E ho io la sensazione di dover subire tutto questo senza poterci fare niente, senza poterci fare niente. In genere il sentimento che prevale e che cresce dentro di noi in queste situazioni è un grande senso di impotenza. Cioè è come se dovessi dire: questa cosa io posso solo subirla, ci sono incastrato dentro e non ne posso uscire. Ed è qui che veniamo a noi, veniamo ai punti indicati da Moretti che troverete sul suo video, e veniamo ai nostri fattori invece di cambiamento, con i quali noi possiamo cercare di creare il nostro senso di coerenza interno per proteggerci da questa forma di, è come fosse una forma di inedia psichica, che è la forma maggiore di contagio che noi stiamo vivendo, un vero e proprio, c'è in atto, un vero e proprio contagio psichico molto più diffuso e generalizzato oggi del contatto epidemiologico della malattia vera e propria. Allora, attivare la volontà per ritrovare, rinforzare la nostra coerenza interna ci permette di uscire da questa condizione pervasiva di impotenza e di sottrarci a quel contagio psichico. Partiamo proprio da quei punti di Antonovsky, poi ve ne sono altri suggeriti da Moretti, ma quelli li vedremo in un'occasione successiva, perché voglio farvi fare anche voglio fare con voi un piccolo lavoro di focalizzazione e quindi voglio occupare bene questo tempo. Al primo punto c'è comprendere quello che ci sta succedendo, quello che succede intorno a noi e quello che sta succedendo a noi.
E questo significa conoscere quello che accade con l'accortezza, uno, di non sopravvalutare, ma neanche di sottovalutare la situazione. Ma c'è un'altra accortezza importantissima da avere, e questo io l'ho suggerito veramente a tutte le persone che stanno facendo un percorso terapeutico con me. Attualmente, ovviamente, ci vediamo esclusivamente online. Però a tutte quante io ho detto sottraetevi a questa vera e propria invasione di notizie che allagano la vostra mente, soprattutto dai social, dove ognuno ha lo stesso diritto di parola, che sia una persona competente in ciò di cui parla, oppure sia uno qualsiasi che a sua volta ha raccolto qualche notizia dalla rete. E tutti hanno qualche cosa da dire, una loro opinione, una convinzione. Adesso vanno forte i complottisti, ci sono i più o meno esperti, però informati su di tutto. C'è una confusione che è il riflesso della confusione in cui tutti noi stiamo vivendo adesso e che sentiamo questa confusione anche dentro di noi. E questo sistema di notizie che circolano in questo modo rinforza la confusione che proviamo. Sottraetevi. Sottraetevi, fatelo subito. Questo ininterrotto flusso di notizie, questo stimolo così pesante, queste notizie così sensazionalistiche, fuorvianti, confondono la vostra mente. La mente viene saturata da notizie negative, la mente si destabilizza e perde la capacità di lucidità. Smettete subito. Non guardate in continuazione programmi che trattano dell'epidemia o della pandemia. Già pronunciare più volte al giorno questo termine non aiuta a gestire la propria ansia per quello che succede. Soprattutto, non seguite momento per momento sui social, attraverso i vostri cellulari, la progressione degli eventi, sui quali lì. Dove stanno accadendo in questo momento? A meno che voi non siate dei sanitari o delle forze dell'ordine o implicati a qualche o non siate qualche figura istituzionale di qualche tipo, voi non avete nessun potere, nessun potere. Il potere ce l'hanno queste notizie su di voi ed è un potere psichicamente negativo perché distrugge il vostro equilibrio ed esaurisce le vostre riserve psichiche. Guardate che noi siamo in riserva psichicamente, non siamo al pieno delle nostre risorse, siamo in riserva, non le dobbiamo sperperare per stare dietro a tutta questa valanga di notizie. Questa che stiamo vivendo è una gravissima forma di contagio psichico alla quale molti di voi non riescono a sottrarsi. Lo vedo, le persone che mi scrivono, non riescono a sottrarsi a questa tentazione di stare attaccati al cellulare a guardare che cosa dicono questo o quell'altro social, quasi che fossero ormai dipendenti da questa proprio incontrollata esposizione mediatica. Guardate che voler essere informati su cosa sta accadendo fa parte del fattore di comprensibilità di Antonovsky di cui parlavo prima e ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio psichico, ma lo si fa stabilendo noi le regole, noi le dobbiamo stabilire. Per essere informati è sufficiente guardare un unico notiziario televisivo. Neanche necessariamente tutti i giorni, eh? Non è necessario che sia tutti i giorni, ma se proprio volete tutti i giorni, meglio farlo vederne uno e sempre alla stessa ora. E meglio, aggiungo, al centro della giornata, per non inquinare la vostra mente la mattina appena alzati. E per non turbarla appena prima di andare a dormire. E guardate quell'unico notiziario senza passare da un canale a un altro, sottraendovi anche alle immagini più crude. Quando ci sono, cambiate, spegnete, perché quelle immagini crude che ci fanno vedere sono inutili per l'informazione in se stessa, non servono. Servono unicamente a catturare morboso la vostra curiosità. E attenzione perché ancora più delle parole sono le immagini a fissarsi dentro di noi, a turbarci più a lungo, in modo più duraturo. Proteggetevi da queste tecniche invasive che vogliono tenervi agganciate, non vi servono.
non vi servono. Se proprio ne sentite la necessità, ci sono fonti ufficiali, certificate, collegatevi ai siti della Protezione Civile, del Ministero della Salute. Su quei siti i dati sono veri, inoppugnabili, sono spogliati dal sensazionalismo, sono tali e quali, senza il contorno di inutili che feriscono. Quelle immagini feriscono, indeboliscono la propria fiducia. Questo come primo punto, anche se ci sarebbe tantissimo da dire su questo argomento. Gli altri due punti li metto insieme perché sono collegati uno all'altro, è dare significato all'esperienza che stiamo facendo e agire, il fronteggiare una situazione che passa attraverso il dare significato all'esperienza, passa proprio attraverso l'agire. Quindi agire significa non subire supinamente la situazione, che equivale a rimanere nella dimensione degli effetti, mentre fare qualcosa, agire significa spostarsi nella dimensione delle cause, dove dimensione è quella delle cause, dove sono io il generatore degli effetti. Cosa vuol dire questo strano discorso? Credo che più o meno tutti sappiate, perché lo vivete tutti i giorni, che esiste una legge universale, che è quella di causa e di effetto. Stando alla situazione attuale, dico io mi espongo al virus, causa, mi ammalo, effetto, mi curo, causa, guarisco, effetto. Esco fuori senza vestirmi quando fa freddo, causa, mi prendo il raffreddore, effetto. Allora, noi riceviamo continuamente vari stimoli dalla vita, che sono appunto gli effetti, ai quali reagiamo come? Muovendo delle cause in risposta a questi effetti. Queste cause che muoviamo a loro volta producono degli effetti, ai quali di nuovo reagiamo muovendo altre cause. Questo ciclo ininterrotto è proprio la modalità di funzionamento della vita di ognuno di noi. Non c'è una sola cosa di tutta la nostra vita, pensateci solo un istante, che si sottrae alla legge causa-effetto. Metto un dito su una fiamma, causa, mi brucio, effetto. Questo riguarda tutto, riguarda il mondo delle emozioni, il mondo delle relazioni, qualsiasi ambito prendiate in considerazione, questa legge è universale. Adesso soggiacere a uno stimolo senza reagire significa lasciar prevalere gli effetti, significa subirli, significa riceverli supinamente e rimanere schiacciati da questi effetti, mentre agire significa attivarsi nell'area delle cause, orientando il proprio comportamento per produrre degli effetti positivi per noi e per la nostra vita. Passare dal subire all'agire significa proprio diventare protagonisti di quello che succede, protagonisti del cambiamento che si sta generando in questi giorni. Allora, come possiamo fare per diventare protagonisti in modo positivo di questa nostra situazione? Perché qui non si tratta solo di far passare in qualche modo la nottata, no? A Napoli dicono "a da passa nottata". Non si tratta esclusivamente di sopravvivenza. Si tratta di comprendere che siamo di fronte a un cambiamento, forse più importante del nostro, forse un cambiamento veramente notevole, del nostro modo di interpretare la vita, qualcosa che ci può portare effettivamente a interpretare la vita in modo diverso. E quindi la nostra posizione dovrebbe essere quella di cominciare a disporsi in modo tale per vedere se sia possibile costruire questo senso di coerenza, rinforzarlo dentro di noi, che ci farà comunque essere diversi quando noi usciremo di nuovo per strada e potremo, pensate che meraviglia, potremo di nuovo abbracciare gli altri. In tanti, chissà quante volte, noi ci siamo detti, qui deve cambiare qualche cosa. Ci vuole un cambiamento radicale, in questo modo non si va avanti. Altrimenti non se ne esce, continua tutto nello stesso modo, la politica ne è un esempio, ma è solo un esempio, poi vediamo i comportamenti di tutti noi, vediamo il mondo come vale, le infinite cose che non vanno e noi continuamente ci diciamo ci vuole un cambiamento radicale, volevamo il cambiamento, ecco.
Adesso ci stiamo confrontando proprio con il cambiamento, ovviamente è un cambiamento imposto dall'esterno, perché noi non siamo stati capaci di darcelo da soli, il cambiamento. E ogni cambiamento, soprattutto se è un cambiamento profondo, non è quasi mai comodo, non è quasi mai comodo, perché va sempre a rompere degli equilibri che più che equilibri sono delle cristallizzazioni che noi abbiamo coltivato, creato, mantenuto nelle nostre vite. Cosa possiamo fare noi oggi nel nostro piccolo, chiusi dentro le nostre case? Magari siamo soli soli dentro un grande appartamento, oppure siamo in molti dentro uno spazio molto piccolo, bambini che chiedono costantemente attenzione, preoccupazioni che aleggiano nell'aria. Che cosa possiamo fare? Possiamo provare a fare qualche cosa che coltivi questa parte interna che abbiamo trascurato, perché tutta la nostra vita nel nostro mondo occidentale, la nostra vita normale, è quasi totalmente rivolta all'esterno. Siamo eterovertiti, siamo rivolti verso il fuori e raramente ci prendiamo cura della parte interiore, della nostra interiorità. Noi possiamo provare a fare questo cercando di favorire allo stesso tempo un senso di tranquillità e di centratura che ci serve in questo momento della nostra vita. Ci serve cercare in qualche modo di riprendere il controllo della situazione. In questo momento noi abbiamo la sensazione che il timone della barca della nostra vita adesso ce l'abbia in mano qualcun altro. E anche se cerchiamo di riagguantarlo, è come se ci sfuggisse e non sappiamo che direzione prendere. La direzione più utile e quella a portata di mano che abbiamo tutti noi in questo momento è verso dentro, verso di noi. E questo effettivamente può aiutarci a superare anche quei momenti di ansia, talvolta estrema, che si generano dentro di noi. E questo anche quando la disperazione sembra prendere il sopravvento. E qui di nuovo penso alle tante persone che stanno soffrendo veramente molto per la situazione che c'è. Allora, la pillola che io vi propongo oggi ha a che fare con un nostro limite, perché noi siamo fatti di questo, siamo persone che hanno i loro limiti e vivono di solito tutta la vita con i loro limiti, ma questi limiti sono l'espressione di noi stessi così come siamo abituati a presentarla, noi ci presentiamo così nel mondo, ma sono proprio limiti anche nel senso che spesso ci impediscono di andare oltre, di fare cose diverse, di esprimere alcune parti di noi che invece sarebbero potenzialmente dentro di noi. Allora, ho deciso di proporvi questo piccolo esercizio, un piccolo lavoro insieme, dove io vi indicherò il tema del lavoro e poi vi guiderò nello svolgimento. Qualche minuto, niente di più. È un breve esercizio che si ispira ai modelli della psicosintesi ed è stato sviluppato da quel collega, da Marco Moretti, che vi dicevo prima. Questo esercizio lo potrete trovare anche nel libro di Marco Moretti che si chiama La promessa di ciò che puoi essere, che purtroppo non ho qui con me, ma ve lo mostrerò in una prossima occasione. Insomma, scrivendo Marco Moretti, psicologo, sopra i motori di ricerca troverete tutto quello che vi serve, compreso quel video su YouTube di cui vi parlavo. Voi potete fare questo esercizio adesso, seguendo la mia voce, stando seduti lì dove siete. È sufficiente chiudere gli occhi e lasciarsi guidare dalla mia voce. Questo video verrà successivamente, mi hanno spiegato, pubblicato anche sul canale YouTube, quindi voi potrete tornare a vederlo ogni volta che vorrete, potrete fare quindi di nuovo questo piccolo esercizio che è utile al controllo dell'ansia, è utile alla nostra crescita. È utile alla costruzione del vostro senso di coerenza. Sono piccole pratiche queste, ma molto utili, che ci aiutano a gestire meglio tutte le ansie che ci abitano in questo momento. E noi abbiamo bisogno di questo supporto, non potendo agire cose, pratiche più di tanto. Quindi, adesso vi dico, vi
posizione comoda, là dove siete seduti, meglio se con la colonna vertebrale dritta, ma senza rigidità nel corpo. Non dovete avere delle rigidità nel corpo. Mentre chiudete gli occhi, sentite bene l'appoggio dei piedi sul pavimento. Sentite come se i vostri piedi avessero come delle radici che entrano dentro il pavimento, che scendono, si radicano molto fortemente. E sentite anche l'appoggio del corpo sulla sedia o sulla poltrona che lo sostiene. Fate adesso qualche respiro un pochino più profondo e lasciate andare eventuali tensioni che ci sono nel corpo. Ammorbidite le vostre mascelle, le arcate dentali non si toccano e disponetevi all'ascolto, lì, a occhi chiusi, tranquillamente, per pochi minuti. Ognuno di noi in questi giorni ha sperimentato qualche difficoltà, come è normale che sia. Che vi posso dire, magari è diventato più irritabile, ha capito che se gli viene rivolta una frase con un certo tono di voce reagisce immediatamente, oppure abbiamo provato, che so, indifferenza perché ogni giorno c'è un modulo nuovo da riempire per uscire, o per altre cose, o addirittura irritazione nel vedere altre persone che forse non seguono le regole come dovrebbero, e via via via, no? Cioè, ognuno di noi ha sperimentato delle difficoltà nello stare chiusi in casa, come quasi sentendosi prigionieri nella propria casa. Ognuna di queste difficoltà mette in luce un nostro limite, cioè la capacità di fronteggiare diversamente quella situazione irritante. Che cos'è stato per voi più difficile da gestire? Qual è stata la cosa più difficile? Qual è il limite che avete sperimentato? Vi lascio qualche istante per individuare questa difficoltà e il limite che si è posto in evidenza con questa difficoltà. E adesso immaginate una qualità positiva che vi può permettere di gestire quella difficoltà. Concentratevi su questa qualità. Una qualità positiva che vi può aiutare in circostanze come quella. Pensate a quale può essere questa qualità. E poi lasciate che questa qualità emerga alla vostra coscienza attraverso un'immagine che la simboleggia. Non la cercate, pensate solo a questa qualità e lasciate che dentro di voi, sullo schermo della vostra mente, si formi un'immagine che la rappresenta, che la simboleggia. E accogliete questa immagine dentro di voi. E adesso immaginate e sentite che essa pervade tutto il vostro corpo, le vostre emozioni, la vostra mente. Questa qualità vi raggiunge in ogni punto del vostro essere. È come se lo nutrisse.
immaginate come cambierebbe la vostra quotidianità se aveste già fatto completamente vostra questa qualità. Immaginate voi stessi come se foste realmente così, già dotati di questa qualità, delle sue caratteristiche, di queste nuove abilità. Immaginate proprio il vostro sguardo, l'espressione dei vostri occhi, del volto, la posizione del corpo. Immaginate questa qualità dentro di voi. Concentratevi proprio su queste immagini. Tenetela in mente per qualche minuto. Tenetela lì. Voi siete questo. Sentitevi proprio riempire e nutrire di queste caratteristiche utili a voi, che vi fanno sentire ed essere migliori. Sentite che queste caratteristiche diventano profondamente vostre. Immaginate come ci si sente a possedere al massimo grado queste qualità. Sentitele sempre di più nel corpo, sentite la loro energia, nelle sensazioni, nelle emozioni, nella vostra mente. Queste caratteristiche permeano tutto il vostro essere, dentro ogni cellula del corpo, permeano le vostre emozioni, il modo di pensare, le vostre motivazioni, le abilità personali, la capacità di rapportarvi con gli altri. Sentite crescere dentro di voi queste qualità e questa forza e questa sensazione di essere migliori. Grazie a queste caratteristiche che si risvegliano dentro di voi. Immaginate di esprimere queste caratteristiche in varie situazioni della vostra vita quotidiana. Sempre, dal mattino fino alla sera. E immaginate anche i cambiamenti positivi che queste caratteristiche apporteranno alla vostra vita nei prossimi giorni e anche dopo.
siete in contatto con questa sensazione nuova che avete risvegliato dentro di voi. E poi fate un respiro un pochino più profondo e tornate a sentire l'appoggio dei piedi sul pavimento e del vostro corpo sulla sedia. E tornate completamente dentro il vostro corpo, aprite lentamente gli occhi, riprendendo contatto con l'ambiente in cui vi trovate e mantenendo questa sensazione di ritrovata centratura. Qui avete fatto un'esperienza che contribuisce al rafforzamento del vostro senso di coerenza interno, che significa salute psichica, ma anche fisica. E vi devo dire che se utilizzeremo questa situazione in cui ci troviamo come un'opportunità per fare qualche cosa per noi stessi, questo avrà effetti su di noi e sugli altri intorno a noi e svilupperemo risorse e qualità positive che resteranno con noi per sempre, anche dopo questa emergenza. Ma intanto, durante questa emergenza, dobbiamo veramente cercare di tornare al centro di noi per riprendere il controllo su quello che succede e per tornare ad essere dei punti di riferimento per gli altri che ci stanno intorno. Noi torneremo a vederci il prossimo lunedì, sempre alle 15, con altri suggerimenti, riflessioni, forse un piccolo lavoro insieme e qualche indicazione per una buona vita coerente, mentre restiamo qua, tutti a casa. Un pensiero di luce e di amore per tutti quelli che sono stati colpiti nei loro affetti e che hanno perso qualcuno. E un pensiero di grande gratitudine per chi è in prima linea ad aiutare tutti quelli che soffrono. A presto dal vostro Enrico Ruggini.